povratiti di me, Signore, quando sarai in paradiso. Ma io danas ti kažem, bit ćeš sa mnom u raju. E Gesù ha risposto, ma oggi, già oggi sarai con me in paradiso. Sva se spašava ko to hoće. Si salva, ognuno di noi solo se vuole. Ali tko neće, onda mu ni Bog ne može pomoći. Ma quello che non vuole, anche in quel caso, dice il padre Peter, neanche stesso Dio non la può aiutare. U bolnici žena na umoru. Dice, in un ospedale una donna sta morendo. Došao svećenik da joj pomogne umrijeti. È venuto un sacerdote per aiutarla a morire, dice. Ona nije riječi rekla, samo je bujila u jednu točku. Lei non ha pronunciato, non ha detto nessuna parola, solo guardava in un punto. Onda je svećenik pitao rodbine, pa šta ima lika ti grijeha? E poi il sacerdote ha chiesto a quelli familiari, ma che cosa ha questa signora? Ha qualche peccato, maledizione, non so. Cajo, najmanje 8 do 10 imala je abortus a ubijene djece. E dice, questo, diciamo, questi familiari hanno detto che questa signora ha fatto al minimo 8 o 10 aborti. Svetili se vratio ponovo i rekao joj, Isus te voli, on ti oprašta, reci mu da ga ti voliš, da ga voliš za oproštenje. Gesù ha ritornato a questa, diciamo, signora, gli ha detto così. Gesù, sacerdote, ritornato a questa signora, gli ha detto così. Gesù ti ama, ti perdona tutto. Basta tu dici, io ti amo, Signore. Onda je izvadio na križ svetog Benedetta, Benedetta. E poi ha tirato fuori la croce di San Benedetto. Poljubio ovaj križ i reci, ne moraš ništa reći. Reci da Isusa voliš, da mu zahvaljuješ, da je za tebe umro na križ. Gli ha detto solo, basta baciare questa croce e dire, Gesù io ti amo, ti ringrazio, ti sono grata perché sei morto sulla croce anche per me. I onda je i dalje bujila u jednu točku. Lei continuava a guardare, fissava questo punto. Prima kao križ. Quando il sacerdote ha avvicinato la croce, ona je... lei ha sputato sulla croce. Posle je umirala strašnom smrću. Dopo, hanno detto tutti i familiari, moriva con una morte terribile. Duša nije mogla napustiti to tijelo smrtno njezino. L'anima non riusciva lasciare questo suo corpo mortale. Mnogi koji nisu vjerovali u život posle smrti, u dušu, u raj, u pakao, rekli su, sad mi je jasno da postoji raj, pakao i Bog. Dalla sua morte tremenda hanno imparato tantissimi lì che erano in ospedale, hanno detto quelli che non credevano nella vita eterna, che non credevano nella vita dopo il corpo, hanno detto davvero esiste vita eterna, esiste altra vita. Ja ne želim reći da la žena otišla pakao, Bog šta čuva? Io non voglio dire neanche che forse questa signora è finita nell'inferno. Ali è strašno u tom trenutku, na smrtnom času tako se vladati i tako ne ispravljati. Però vedrete come è tremendo quando una signora nel momento in cui sta morendo si comporta verso il crocifisso, verso l'unica salvezza, verso Gesù, in maniera che l'ha sputato sulla croce. Zato molimo da nas Bog poštedi od takvih napasti i takvog sotonskog uvjeravanja. Per questo dobbiamo pregare che Dio ci preserva dalle influenze malignose nei momenti decisivi per la nostra vita. Bog oprašta svaki grijeh. Dio perdona ogni peccato. Ako se kajem iskreno i odlučim, neću više biti. Se io sinceramente mi pento e decido non peccherò più, Dio mi perdona. Ali Satana dobija mnoge duše na času smrti. Però anche Satana, come si dice, conquista alcune anime proprio in momento della morte. On ih uvjeri, ti si toliki grešni, Bog ti ne može oprostiti. On ti nema milosti oprostiti. Perché? Ma proprio perché Satana influisce così tanto su di loro e gli dice così sei tanta peccatrice, tu hai fatto così tanti errori, sbagli e peccati e Dio non è così buono, misericordioso e non ti perdonerà. E tako uvjeri ljude da otrgnu i da se ne obrate. E così fa una pressione, influenza, indurisce il cuore umano e quello lì non si converte e non si salva.
Vi znate da je Gospa dala 10 tajni. Sapete anche che la Madonna ha affidato 10 segreti ai veggenti prima di Međugorje. To su događaji koji se dogodili u određeno vrijeme na određenom mjestu. Questo sono avvenimenti che accadranno in tempo determinato e in un luogo determinato. Sama riječ kaže da je to tajna, ne znamo kad će to biti. Sola parola ci spiega e ci dice che questo è segreto e noi non sappiamo quando e dove sarà. Kad dođe vrijeme za to. Quando verrà tempo per a pubblicare questi segreti, diciamo. Milna će tu jednu foliju, taj jedan papir pergamenu, dati svećeniku 10 dana prije ostvarenja pojedine tajne. Miriana, cioè una veggente che la Madonna gli ha dato carico di svelare segreti insieme con padre Peter, gli darà 10 giorni prima un foglio, un pergamena di foglio di A4 dimensioni. I 7 dana će mora svećeni zajedno sa videlicom posjeti i moliti, a onda 3 dana prije reći što se događa, kamo i kako. Cioè 10 giorni gli affiderà prima, gli darà questa pergamena e poi insieme dovranno digiunare e pregare 7 giorni veggente questo prete, cioè che è lui, e poi 3 giorni prima di avvenimento padre dovrà dire dove accadrà e che cosa accadrà. Prve dvije tajne su opomena i upozorenje svima da je Gospa tu bila, da su istinitici kazali istinu. Primi due segreti sono avvertimento e anche una conferma che veggenti hanno detto la verità, che apparizioni sono veri, che lei è davvero apparsa qui. Treća tajna je tajna znaka na brdu ukazanja i bit će to velika radost sve koji su povjerovali i koji žive ove poruke. Terzo segreto sarà il segno visibile e indistinguibile sul luogo delle apparizioni e sarà una grande gioia per tutti quelli che venivano a Međugorje e che credevano a Međugorje. A to ste vi. E presumo dire che quello siete voi. Quello siete voi. Grazie, adesso. Ma tutti noi crediamo in te, noi ti amiamo, noi confidiamo in te, ma ti amiamo sopra ogni cosa. Ti preghiamo, benedici tutti noi, questo posto, tutti i nostri cari e malati, purifica e fortifica tutti noi. Metti la tua mano divina su tutti noi e guarisci ogni tumore, guarisci tutto che ha malato noi. Ti preghiamo di avere pietà di tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima. Gesù, noi ti preghiamo per tutti coloro che si sono raccomandati nelle nostre preghiere. Tu li conosci, tu li ami. Guarisci tutti e salva tutti, tutti i malati che sono qui. Tramite noi. Il tuo regno venga nei nostri cuori. Sia fatta la tua volontà con tutti noi, con tutti i nostri cari malati. Signore Gesù, tu sei qui sempre presente. Ecco perché ti preghiamo. Per intercessione di nostra madre della pace, tutti voi, benedica e salva. Guarisce Dio onnipotente, Padre e Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Grazie carissimi. Grazie a tutti.